Siano lodati Gesù e Maria. Eterno Padre, la tua gloria è l'uomo vivente. Tu che hai manifestato la tua compassione nel pianto di Gesù per l'amico Lazzaro, guarda oggi l'afflizione della Chiesa che piange e prega per i suoi figli morti a causa del peccato e con la forza del tuo Spirito richiamali alla vita nuova. Se prendete il foglietto della Santa Messa, forse è un po' difficile ricordare, è questa la preghiera con cui, dopo i riti di introduzione, ho introdotto la liturgia della parola. E come sovente accade, ci sono sempre due orazioni, se fate attenzione nei foglietti. Una, diciamo, è quella specifica per la domenica generale, e invece una è proprio la seconda, è quella proprio pensata per la singola domenica. Quella generalmente contiene una formidabile e significativa sintesi proprio del messaggio fondamentale della liturgia della parola, e nel nostro caso questa domenica addirittura anche alcune profonde, suggestive chiavi di lettura per poterne ben comprendere il senso più importante e recondito. Questa è la quinta domenica di Quaresima del ciclo A, che è imperniata, non ci vuole tanto a capirlo, sul grande miracolo della risurrezione di Lazzaro, l'ultimo dei miracoli secondo il Vangelo di San Giovanni, il settimo dei famosi sette segni su cui è impostata tutta la prima parte del quarto Vangelo, e quello evidentemente più eclatante, più strepitoso, più straordinario, quindi quello che avrebbe dovuto persuadere della divinità di Gesù Cristo anche i cuori più ostinati, ma che paradossalmente è il miracolo che segna la condanna a morte di Gesù, perché subito dopo questo miracolo, come si legge nei capitoli seguenti, i farisei, i sommi sacerdoti, gli scribi, colmi di liquore, dicono: no, questo è pure risuscitato morto, adesso dobbiamo proprio farlo fuori perché non se ne può più. Quindi paradossalmente, anziché piegare i cuori più duri, come dire, scatena un livore o un odio assolutamente giustificato e un'invidia quanto mai esecrabili che avrebbero di lì a poco portato Gesù alla condanna a morte. Ora, significativamente abbiamo ascoltato nella prima omelia, come sapete cerchiamo sempre di fare una sintesi della liturgia, la prima lettura tratta dal profeta Ezechiele evidenzia il dramma della morte, a cui solo la futura e promessa risurrezione della carne porrà la parola fine, segnandone la sua sconfitta e la fine della sua tirannia. Sapete che in Quaresima, e non solo in Quaresima, noi dobbiamo pensare, amici cari, perché la morte è l'unico evento futuro e certo. Non sappiamo quando né come, ma sappiamo che moriremo. Io non lo so se domani sarà una bella giornata oppure no, quello che farò se tra un anno sto ancora a Sermoneto, poi chi lo sa dove sto, non lo so. Ma una cosa sicura è che, ripeto, non si sa quando questo fatto accadrà. Che cos'è la morte? Allora, l'epistola paolina ci porta, nemmeno troppo velatamente, San Paolo ama essere spesso diretto, alla causa unica, vera e reale di quella che San Francesco chiamava sorella nostra morte corporale, e diceva dalla quale un uomo può scampare. Interessante, no? San Francesco chiamava la morte sorella, sereno dinanzi a questa, la morte corporale, eh? E qual è la causa per cui noi moriamo? Questa è sana dottrina cattolica, eh? È il peccato, è l'unica causa. Cioè, noi andremo a finire sotto un metro di terra perché c'è stato il peccato nel genere umano. E per chi ci avesse qualche dubbio su questo, perché sapete, i misteri della fede divina e cattolica sono tutti quanti tra loro interconnessi, basta pensare all'Assunzione di Maria Santissima. La Madonna al cimitero non c'è andata e sta in cielo con il suo corpo oltre con la sua anima. La domanda è: come mai? Sapete che oggi è il 25 di marzo, adesso questa sera siamo già nella quinta domenica di Quaresima, oggi è una grande festa mariana, che è la festa dell'Annunciazione, ma il momento in cui il Verbo si è fatto carne in Maria, perché? Anzitutto perché Maria era senza peccato originale e attuale. San Paolo spiega che è quel peccato
che rende il nostro corpo, questo corpo, morto prima ancora che sopravvenga la morte fisica e che innesca la cosiddetta, lui la chiama così, signoria e dominio della carne. La carne significa un corpo che vive nella soggezione alle passioni carnali, quelle che portano al soddisfacimento dei vizi della carne, che non c'è bisogno di nominarli troppo esplicitamente, perché specie di questo tempo sono molto noti, molto diffusi e, ahimè, anche molto praticati. Ma se si vive sotto il dominio della carne, si muore alla vita della grazia, insegna l'Apostolo, e si sperimenta una morte ben più dolorosa, la morte profonda, la morte dell'anima, la morte del cuore, fin da questa vita. Se l'anima non venisse appunto letteralmente uccisa a causa del peccato, guardate che l'anima muore veramente, non è uno scherzo, e soprattutto da quei peccati della carne, che, come ho detto in una delle omelie di domenica scorsa, e come ricordo, la Vergine Santissima a Fatima ricordò essere il peccato che causa più frequentemente e diffusamente l'eterna dannazione. Madonna ha detto che i peccati che portano più anime all'inferno sono i peccati della carne, che tutti i dannati, tutti, nessuno escluso, è marchiato di quel peccato. Molti ne hanno anche altri, non solo quello, ma qualcuno è andato all'inferno solo per quello. Capiamo, quindi, comprendiamo nella perdurante gravità e attualità che ci sia detto in continuazione dalla nostra cultura ormai ampiamente pagana e ampiamente, ahimè, post-cristiana. Quindi, se l'anima non venisse letteralmente uccisa a causa del peccato, chiudo il periodo, nessuno avrebbe mai da piangere né la morte propria né quella delle persone più care. Questo dobbiamo pensarci, anche perché già domenica prossima sarà la Domenica di Passione, vedete che le statue, oggi è la quinta domenica di Quaresima, cominciano ad essere velate. Perché? È un segno di lutto. È il segno della desolazione di una vita senza Dio, della bruttezza di una vita senza Dio. Vita senza Dio vuol dire vita nel peccato. Quel peccato, vedete che si perano i crocifissi si scoprono il Venerdì Santo, il giorno della celebrazione della Passione del Signore. Ricordare, sta attento, che è il peccato che ha condotto il Figlio di Dio a dover abbracciare quella morte atroce per tirarti fuori dalla morte eterna. Ora passiamo rapidamente al Vangelo. Lazzaro, come è noto e si legge nel Vangelo di San Giovanni, era un amico di Gesù, forse il suo migliore amico. Sì, amici cari, il nostro Dio e Signore Gesù ha voluto vivere nella sua vita terrena, proprio essendo vero uomo come tutti noi, certamente insieme a tante tribolazioni e prove patite per la nostra salvezza, anche una delle cose più belle della vita umana, ossia una vera amicizia. Beata e fortunata l'anima di quest'uomo, cioè quello era un amico di Gesù, cioè trattava con Gesù familiarmente, come due amici. Probabilmente Gesù gli confidava anche qualche sua pena, qualche suo segreto, qualche suo particolare stato d'animo. Quindi ha avuto Gesù come amico, in modo, ripeto, non dissimile dalle nostre amicizie umane. Ora, capiamo anche il contesto del Vangelo, no? Immaginate quanto Gesù ha sofferto per la malattia mortale del suo più caro amico. Io un po' lo capisco, perché io l'ho vissuta, la malattia mortale del mio più caro amico, che poi ha portato alla morte e che è il motivo per cui oggi mi vedete qui vestito e è diventato realmente sacerdote. Quindi lo so, è una cosa molto forte, molto profonda, no? Ma il Vangelo ci fa capire che Gesù apposta non è andato prima a guarire Lazzaro, quindi soffrendo anche il dolore di vederlo morire e soffrendo anche di veder morire le sue sorelle e le sue amiche, quindi veder spegnere questo amico, che quelle certamente pensavano: ma perché Gesù non viene? Ma perché Gesù non viene? Ma perché Gesù non viene? E non c'è andato. E non c'è andato apposta, perché sapeva che avrebbe dovuto compiere, attraverso la morte del suo più caro amico, l'ultimo dei segni, perché certo che è stato la causa della sua condanna a morte, ma capite, Dio fa tutto quello che deve fare, capite?
perché nessuno di noi possa poi andare a dire al nostro Signore: ma se mi avessi dato quest'altro segno, eccolo. Capite? E tutti quanti noi dobbiamo chiederci: conoscete qualcuno che ha fatto uscire dal cimitero uno che è morto da 4 giorni? Avete mai sentito questo quanto raccontato in scritto in qualche libro di storia? Allora, sono 2 cose: o queste cose qui sono leggende, sono invenzioni. Sapete che c'è pure qualche teologo che va dicendo che queste cose sono invenzioni, e oggi li chiamano teologi, pazienza, insomma, no? C'ha ragione questi teologi che sono un po' fuori di testa, oppure questo è un fatto storico? E chi è che può far tornare un morto da 4 giorni? Quando aprono la tomba e dico, Signore, è meglio che non l'apriamo perché è morto da 4 giorni. No, sapete che dopo 4 giorni non si può stare vicino al cadavere. Vediamo Gesù scoppiare in pianto dinanzi alla tomba di Lazzaro. Perché ha pianto Gesù? Per il dolore della perdita dell'amico, certamente. Ma attenzione, ricordiamo quanto abbiamo detto nella preghiera introduttoria. Per cosa piange la Chiesa? Non tanto per la morte del corpo, ma Gesù ha visto certamente il Lazzaro morto nell'orrore della putrefazione incipiente di quelle membra, la sorte di tanti suoi fratelli morti e spesso putrefatti a causa del peccato. Sapete che ci sono state nel corso della storia della Chiesa, ho raccontato tante volte, alcune anime che avevano da Dio il dono mistico di percepire se qualcuno che gli stava davanti non stava in grazia di Dio e stava in peccato. Sapete che alcune persone di queste anime straordinarie, quando si avvicinavano a un peccatore, sentivano una puzza insopportabile, ben peggiore di quella di un morto in putrefazione. Capite? La puzza dell'anima putrefatta, che è ben peggiore della puzza del corpo. E quindi, con la potenza della sua parola, Gesù chiama Lazzaro morto da 4 giorni a vita, e così con la potenza dei suoi sacramenti. Ci sono 2 sacramenti che chiamano a vita i morti dell'anima, che sono il battesimo, che si riceve una volta sola, e la penitenza, che si dovrebbe ricevere tante volte e imparare a celebrarla bene, che ha il potere di richiamare i morti nell'anima alla vita della grazia. E la Chiesa si unisce al pianto di Gesù, come abbiamo detto, invocando con lui e da lui tale potenza per richiamare alla vita tanti suoi figli morti a causa del peccato. Ci fu un grande padre della Chiesa, concludo, che disse queste parole: l'uomo vivente è la gloria di Dio. Non l'uomo vivente nella biologia corporale, perché questo insomma, ma l'uomo vivente nel senso dell'uomo in grazia, quello sul quale, se purtroppo certamente non cesserà di aver potere solo la morte corporale, come la chiamava San Francesco, perché questa è l'ineluttabile conseguenza della colpa d'origine, però non avrà nessun potere. Sapete che oltre alla morte corporale c'è una seconda morte, la chiama così il libro dell'Apocalisse. E San Francesco diceva, chiudendo la sua frase: laudato sii, Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale nullo uomo può scampare, ma guai a coloro che moriranno nei peccati mortali, perché saranno soggetti alla seconda morte, che è la morte eterna, la nazione. Dice: beati quelli che morranno in grazia, perché ad essi la seconda morte non farà alcun male. Ecco, auguro a me e a voi di appartenere a questa seconda e graziata e fortunata speranza. Siano lodati Gesù e Maria.